Si intitola Parolana il murale che il pittore e urban artist salernitano Antonio Cotecchia, in arte Cotè, ha realizzato nel quartiere Passen a Salerno e più precisamente lì dove via Martiri Ungheresi incrocia via Pizzone, inaugurato oggi 23 maggio alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. La realizzazione del murale rientra nel progetto EU Street Art, promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, volto a sensibilizzare sulle principali tematiche di attualità europea e di risultati conseguiti dall'Unione Europea negli ultimi 5 anni. L'iniziativa, che vede coinvolte amministrazioni e associazioni locali di 7 regioni italiane nella realizzazione di opere di arte pubblica a cielo aperto, ha come obiettivo accrescere il senso di appartenenza all'Unione Europea, interpretando attraverso queste opere i valori fondanti dell'Unione. Nella nostra città la rappresentanza della Commissione Europea, in collaborazione con Europe Direct Salerno, distretto salernitano della Commissione Europea, ha coinvolto l'artista locale perché trattasse il tema della libertà di espressione. Antonio Cotecchia è sicuramente una frequentazione pressoché abituale, ci regala delle splendide opere e questa è un esempio evidente. È un murale sicuramente molto bello, simbolico, rappresentativo, sulla libertà di stampa e soprattutto sulla libertà di stampa anche correlata agli aspetti dell'emancipazione femminile. Le donne devono avere in questa fase politica, in questa fase storica, un'attenzione particolare. Stanno svolgendo una loro azione di liberazione, di libertà, che conducono con le loro forze e noi limitiamo a non ostacolarle, come dire, perché stanno prendendo delle strade che sono molto avanzate e molto più avanzate di noi. La comunità europea ha avuto l'intuizione di voler offrire alle città che si sono disposte ad accoglierle delle opere come queste. I quartieri vengono incentiviti da queste, le pareti cieche vengono incentivite da questi disegni, da questi murales, e in qualche modo trasmettono anche il significato di questa forza e di questa volontà di espressione. Noi che siamo europeisti convinti, militanti, antisovranisti, siamo quelli che credono nel valore e nel potenziale dell'Europa, siamo soddisfatti e ammirati e ringraziamo la comunità europea per questa azione artistica che ha voluto promuovere su questo. L'Unione Europea è anche qui, sul territorio, in tutte le città, attraverso lo sforzo delle rappresentanze. Noi abbiamo l'ufficio a Roma, a Milano, ma appunto abbiamo sedi attraverso la nostra rete su tutto il territorio, quindi siamo presenti proprio per essere sempre più vicini a contatto con il territorio e con i cittadini. Questa è la seconda tappa appunto di questo progetto che si chiama EU Street Art, quindi un progetto che vede la realizzazione di opere come queste, di opere di street art, di murales in tutta Italia. Abbiamo 7 tappe, abbiamo già inaugurato ad Aielli con il manifesto di Ventotene che è stato trascritto su un'intera parete, con un'altra opera sempre di Antonio Cotecchia, appunto Futura, che ricorda, celebra il tema del Green Deal. Le altre tappe saranno Taranto, Valdengo, Tolmezzo, Sestri Levante, Palermo, quindi abbiamo iniziato questo percorso, speriamo di poterlo proseguire anche dopo le elezioni europee, perché in realtà l'idea che è alla base di questo progetto di street art è quella di raccontare ai cittadini che cosa l'Unione Europea ha fatto, quindi quali sono i progressi raggiunti in questi ultimi 5 anni, soprattutto su temi fondamentali come appunto quello che è rappresentato in questa straordinaria opera d'arte che Antonio ha voluto appunto scegliere, il tema della libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di senso. Nell'antica tradizione campana, o parulana, era colui che urlando di vicolo in vicolo vendeva frutta e verdura. Ma i parulani, nel loro andare libero e perpetuo per le strade di Napoli e Salerno, facevano molto di più, raccontavano storie e aneddoti popolari che, anche grazie al loro contributo, si sono conservati nel tempo e sono giunti fino a noi.
Nell'interpretazione di Coté, Oparulana assume il volto di una giovane donna che, tenendo in grembo una macchina da scrivere, esercita la propria libertà di parola e di dissenso, ma anche il diritto ad un'informazione libera e pluralista. È un nuovo murale che ho voluto fare qui a Salerno, nella mia città e soprattutto nei posti dove sono nato. Proprio Pastena è proprio il mio quartiere, io abito praticamente a due isolati da qui. È un murale dedicato come sempre alle donne come portatrici di un messaggio. Questa volta è sulla libera espressione, libertà di stampa, ma soprattutto è un'esortazione, un'ispirazione, vuole essere magari per i giovani a crearsi un pensiero critico per poter esprimere poi proprio la loro libertà e la loro unicità.